Strano può essere giusto, strano perché questa è sempre stata una squadra compatta, sempre una squadra che ha tenuto bene il campo e invece oggi abbiamo fatto tutto, non dico il contrario, però ci siamo disuniti completamente. Vuoi il risultato, vuoi tutto il resto, però questa è sicuramente una gara forse dall'inizio della stagione che non ha avuto sicuramente a livello tattico dei riscontri positivi, questo fuori dubbio. Ma se avete visto la partita, Mazzeo giocava quasi più in mezzo al campo che da esterno, era solo nell'inizio del gioco che stazionava sull'esterno, ma lo faceva proprio per entrare dentro col sinistro, ma c'è stata imprecisione, non dico di Mazzeo, ma in generale imprecisione, reazione anche alle situazioni tardive. Quello che è capitato sicuramente è negativo, di positivo c'è il fatto del risultato che si è riuscito a riprenderlo, però alla fine sicuramente bisogna guardare anche altre cose. Bisogna capire se noi prima eravamo chissà che cosa. Io ho sempre detto che bisognava arrivare al giro di boa per valutare un qualche cosa. Perciò continuo a dire quello che ho sempre pensato, considerando quello che noi abbiamo fuori. No, è vero proprio. Eravamo in difficoltà, non c'erano chiusure, arrivavamo in ritardo, come se fosse proprio paura. Non so di che cosa, perché non esiste che un uomo in più, dovevamo invece essere noi a giocare a calcio e non l'abbiamo fatto. L'ho detto prima, questa sicuramente dall'inizio a livello tattico è stata la peggior partita. Ci può essere anche una stanchezza mentale, questo è fuori dubbio, però ripeto, le cose poi dopo le fai e le fai male, corri due volte di più. Perciò adesso dare delle giustificazioni per rispondere sarebbe semplicistico. Però è chiaro che oggi, lo ripeto, a livello tattico abbiamo sbagliato. Di disperato qua non c'è niente, nella maniera più assoluta. C'è un giocatore che può darci qualità ed è chiaro che cerchi di adoperarlo anche in ruoli che forse non sono suoi. Però in quel momento non è che si potesse fare qualcosa di diverso. Noi in panchina avevamo Padella, oltre che Canutè. Poi c'erano dei ragazzi. Cambiare per il gusto di cambiare non ha senso. Se cambi è perché speri e cerchi di dare una svolta o una situazione positiva. Io credo che, l'ho detto prima, questa è una squadra che è stata sempre compatta, ha concesso sempre poco all'avversario e oggi invece abbiamo concesso molto. Abbiamo fatto fare bella figura al Matera, con tutto il rispetto per il Matera, perché ci mancherebbe, però credo che fossimo stati sicuramente più attenti e più lucidi a livello mentale, è chiaro che sarebbe stata una partita diversa. Ripeto, ho messo Mazzeo in mezzo al campo per dare più velocità sugli esterni. Qualche cosa di positivo sicuramente è venuto fuori, rischiando qualcosa di più, perché Mazzeo non è un incontrista, però se tiriamo la coperta da una parte la scopriamo dall'altra. Dare più qualità significa perdere un qualche cosa in mezzo a campo, a livello di contrasto, però stavi anche perdendo, perciò a quel punto io associo la stanchezza mentale anche alla stanchezza fisica, perché questo è un gruppo che tira da 10 di luglio quasi sempre gli stessi. Purtroppo le varie situazioni non ci hanno permesso di far recuperare anche determinati giocatori. C'è tutto dentro, però non mi sembra giusto dare questa come giustificazione, perché questi sono giocatori che sono andati in campo anche prima di questo tipo di partita di stasera. Perciò bastava forse un attimino una lettura diversa in mezzo a campo e soffrire un po' di meno, perché poi dopo quando succedono queste cose si corre anche di più. Ma io di quello neanche ne parlo, perché è scontato dal mio punto di vista, però non basta il carattere. È vero che senza carattere non recuperi neanche questo tipo di partite, però serve qualche cosa di altro oltre a carattere.
se vogliamo provare a fare qualcosa di importante. Ma anche Campagnacci avrebbe bisogno di recupero, perché è un giocatore che può darci tanto per le sue qualità, però ripeto, purtroppo in questo momento ci sono dei giocatori che vanno in campo perché devono andare in campo, anche questa sicuramente non è una nota, se vogliamo, positiva. Però beh, Campagnacci è migliorato molto a livello tattico, si sacrifica, rincorre l'avversario, ma questo è il calcio. Se fossimo entrati nel secondo tempo in un'altra maniera, probabilmente sono due punti persi. Per come si era messa la partita è chiaro che è un punto guadagnato, perché non so se in altri momenti avremmo mai recuperato questo tipo di partita. Ma io non guardo mai se perdo o vinco, nel senso guardo quello che succede in mezzo al campo, ci sta tutto, ci sta anche la sconfitta per come si era messa la partita, perché su 3-1 hai anche sbagliato diverse occasioni come le hanno sbagliate loro, ma nel calcio c'è tutto, è la lettura che gli è stata data, che gli abbiamo dato, che non è stata sicuramente positiva. No, il problema è uno solo, che quando si va in campo si mettono nelle condizioni i calciatori di poter lavorare con una squadra avversaria. Se questo non accade è chiaro che è colpa anche dell'allenatore, questo è fuori dubbio. Ma come abbiamo fatto prima di Reggio Calabria, nella stessa maniera, analizzare la partita, valutare quello che di negativo è stato fatto e ripartire. La medicina è il lavoro sia fisico che mentale.